Ciao, mi chiamo Alessandro, ho 22 anni e vengo da Barce, in Piemonte. Voi sapete cos'è un hikikomori? Un hikikomori è una persona che decide di seguire un percorso di reclusione autoindotta, che decide di tagliare fuori e separarsi completamente da qualsiasi relazione sociale, di creare una bolla mentale o fisica in cui lasciare fuori tutto. Io in passato ho vissuto da hikikomori. Per me è stato un percorso molto graduale, ma inesorabile. Legato a una persona di cui credevo di essermi innamorato. E una relazione che sempre di più continuava a privarmi di qualsiasi tipo di libertà. Giorno dopo giorno ho iniziato sempre di più a sviluppare un senso di paura nei confronti di qualsiasi cosa, soprattutto le relazioni fisiche o in special modo le ragazze. Qualsiasi tipo di piccola interazione con un qualsiasi membro del genere femminile portava a litigi, a discussioni. E quindi per proteggermi ho deciso di pian piano bombardare la mia testa con qualsiasi tipo di contenuti, televisione, social, videogiochi, tutto il giorno, tutti i giorni, da solo nella mia cameretta. Ho deciso di uscire dalla gabbia che io stesso mi ero creato. E questo sono riuscito a farlo attraverso l'iscrizione a un programma di scambio interculturale. Fortunatamente sono stato ospitato da due famiglie per circa un anno all'estero e questa è stata una vera e propria terapia d'urto e fortunatamente per me ha funzionato. Se posso dire qualcosa a chiunque possa star vivendo una situazione come quella che ho vissuto io, è semplicemente di cogliere le varie opportunità che la vita vi dà, di non rimanere bloccati anche nei momenti più bui, di ricordarsi che il mondo è grande, le opportunità sono tante. E per chiunque in un qualsiasi momento si sentisse solo o sola, di cogliere l'occasione e uscire, trovare il vostro qualcuno, trovare un amico, un fratello, un compagno e di ricordarsi sempre che non essere tristi non significa essere felici. Grande Alessandro, grazie per aver condiviso quello che tu hai vissuto, perché questo è bello, io te lo dicevo anche prima, raccontarsi agli altri significa anche creare uno specchio con gli altri, no? E far capire agli altri che c'è un mondo intorno bellissimo e sono felice che tu abbia trovato questo riscatto, questa uscita fuori dalla bolla, grazie al mondo stesso, alle amicizie, agli scambi culturali. io ringrazio voi per la possibilità. Grazie a te.